abbiamo la bella vista del traffico spaventoso che si dipana. Sì, si mostra sulla via Cassia, ma non dentro Roma, fuori Roma. E questo per dimostrare quanto l'aumento... La cosiddetta salita della Merluzza, del castello della Merluzza. Allora, che c'è una storia importante con il castello. Che non lo sapevo, quindi adesso lo sappiamo. Dove si dimostra chiaramente che l'aumento del costo della benzina non comporta assolutamente modificazione del costume. E questo è indicativo, questa è la ragione perché aumentano il costo della benzina. Perché tanto la gente ce va lo stesso, non rinuncia a questo comodo. Allora, veniamo a noi nella nostra consueta rassegna stampa. Questo è Popotus, che è un giornaletto per ragazzi all'interno di Avvenire, del quotidiano Avvenire. L'onestà costa cara. Simone Farina, il calciatore famoso per aver denunciato il tentativo di truccare una gara, è rimasto senza squadra. Allora, qui una piccola considerazione deve essere fatta. In Italia, a essere onesti, non paga, non c'è niente da fare. Lo vediamo anche... sulle nostre spalle. Esattamente, ma poi anche le evidenze, non solo relative a questo Simone Farina, ma anche altri calciatori, i quali interrogati hanno parlato onestamente e hanno detto come stanno le cose, sono state emarginate da questo enorme, mastodontico giro mafioso, camorristico, massonico, che è appunto quella delle partite di calcio. Che truccate? Sono tutte, tutte truccate. Tutte truccate, perché le partite di calcio hanno una duplice funzione. La prima è quella di minchionare i coglioni che vengono distratti dalle questioni veramente contingenti, importanti della politica nazionale e internazionale con queste partite. Seconda, che è quella di riciclare un fracasso del quattrini. Ora, interferire nel riciclaggio dei quattrini mi pare che sia una cosa veramente molto difficile. Ti pigli anche delle malattie, sai, non sai mai, questi calciatori possono essere calciatori che a un certo punto si ammalano, sai. Tante malattie, poi dicono che hanno una malattia, magari ce l'hanno un'altra, vai a sapere. Noi la buttiamo giù. Prima stretta sull'azzardo. Battaglia sul DL Balduzzi in Consiglio dei Ministri, arriva l'assistenza sanitaria garantita 24 ore su 24. Ecco dove si snoda il giro. Ma è possibile che tu, porco Giuda, non pigli, stronchi, chiudi questi posti postriboli di grande delinquenza, di obnubilamento delle coscienze, senza dire niente? No, cioè devi fare un giro sopra. Ci devi fare il giro della sanità, la copertura sanitaria, il servizio sanitario nazionale, soldi spesi qua, soldi spesi là, vietate gli spot nei programmi per ragazzi. Ma i programmi per ragazzi non esistono, perché gli spot li fanno nei programmi per adulti, i ragazzi vedono i programmi per adulti. È una coglionaggine tremenda. Ma a chi vogliono coglionare? La ludopatia sarà considerata malattia. Ora, da questo punto di vista, il discorso non cale in se stesso, la ludopatia, se è veramente una ludopatia, è una malattia. Però considerare malattia la ludopatia vuol dire far lavorare della gente, possibilmente dei psicologi. 700.000 ha ufficialmente malati. Certo. Già. Quindi psicologi, e c'è lo stesso giro che c'era dietro alla cura col metadone dei drogati, la stessa cosa. E mi dicevano molti amici che lavoravano in quei centri, dice, questi vengono qui, se bevono il metadone, poi escono fuori e si drogano, tranquillamente. Era un bel giro per vendere il metadone, e mi pare che fosse della ditta Roche. La guerra fredda dei principi sauditi, Riyadh contro Teheran, sunniti contro sciiti, il vincitore controllerà il Medio Oriente. Finalmente esce un articolo serio. Vero, vero. Perché nessuno si riesce mai a rendere conto per quale ragione il giro di questi lanzichenecchi, di questi tagliagole che stanno tentando in tutti i modi di
Mi spiegate come fanno dei ribelli spontanei, sì, a avere i carri armati a, sì, disposizione, appunto, con i lanciarazzo e i missili della aria? Appunto, io vedi quei razzi lì glielo metterei nel culo a uno per uno, capito? Ma vabbè, può anche darsi che prima o poi succeda. Il fatto è questo: è chiaro che attorno alla Siria c'è un grosso giro, tra cui ricordiamoci che c'è anche da quelle parti il passaggio di un gasdotto e di un oleodotto, quindi è tutto lì. La Siria è l'antemurale della Russia, ma è anche l'inizio della Via della Seta. Si parte dalla Siria e si arriva a Pechino. La Cina è lì molto attenta. Appunto, appunto. Quindi ricordiamoci. Ha già detto che qualunque atto belligerante, bellicoso da parte di stati contro la Siria sarà preso come un atto offensivo contro la Cina. E in realtà è vero, ed è verissimo. In più ovviamente c'è questa guerra, che è una guerra di carattere religioso e che coinvolge direttamente alcune teocrazie del petrolio, che sarebbe bene che nel 2012 scomparissero dalla faccia della terra, loro e i loro aguzzini. Continuiamo. Moneta verso la valuta unica. Il Consiglio di Cooperazione del Golfo, che riunisce Qatar, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, sta per coniare una moneta unica. Allora, viva Dio, siccome loro lo fanno, perché è giusto che lo facciano dal loro punto di vista, cerchiamo in tutti i modi di farla anche noi, svincolandola però dagli interessi di loro signori. Gioco d'azzardo, arriva la prima stretta. Monti, serve un accordo, facciamo presto. Segnale da Squinzi. Allora, meno tasse sui salari. Devo dire una cosa che è troppo bella. Allora, ieri il signor Monti ha detto che secondo lui c'erano tutti gli elementi per avere, diciamo, la percezione che la crisi era finita. Sì. Solo che sempre ieri l'Istat ha diciamo, diffuso i dati più recenti sulla recessione economica e ha detto che non è dell'1,4 ma sarà del 2,7. Quindi addirittura una recessione doppia rispetto a quella preventivata un mese fa, mese fa soltanto. Certo. Quindi chiuderemo l'anno, lo dice Orazio Pregnani e Giorgio Vitali confermerà, non può confermare, che finiremo l'anno, se va bene, attorno al 7-8, forse anche 10% di crollo del sistema economico italiano. Quindi vorrà dire che molte aziende, molti cittadini troveranno grosse difficoltà a sopravvivere e a sopravvivere. Certamente. Allora, su questo aspetto, il bello è un'altra cosa ancora, che come è stato denunciato da alcuni giornalisti, l'operazione che questi stanno facendo è un'operazione psicologica. Ma la fanno grossolanamente, perché siccome sono dei cialtroni. Berlusconi era più fine. Ma non c'è paragone. Ma Berlusconi è uno che gestisce la comunicazione, l'ha sempre gestita. Questi sono dei mascalzoni e basta. Gli hanno detto attenua, perché la gente si sta spaventando. Ah, allora, vedo che si preoccupa. Sì. La prossima volta mi capitasse mai, io gli dico alla signor Monti, lei si deve preoccupare. Lei ha l'obbligo personale di sopravvivere. Di essere in crisi, di avere problemi, di avere dei dubbi. Esattamente. Ma lui non ce li ha, perché noi sappiamo che è un automa, quindi lui non potrà averlo mai. Lui e gli psicopatici in generale, che sono qualificati come psicopatici in quanto si nota benissimo in loro l'assenza di sentimenti e di emozioni. Abbiamo anche il tasso non solo di sentimenti. Aleppo, massacro di bimbi, altre 25 uccisi. Qui siamo nella piena disinformazione. Esatto, piena, completa. Ma qui d'una falsità incredibile, di cui si fanno portavoce anche i preti, perché questo è il giornale dei preti. Quindi se i preti stanno con lo signori, vuol dire che loro coprono gli usurai, in quanto che si tratta di un'organizzazione, quella vaticana, di usura degli usurai. Il pastore tedesco, 3 mesi fa, ha detto che il 60% di tutti i beni immobili al mondo
sono detenuti dal Vaticano. Esattamente. Che li gestisce dal 1823 attraverso gli ebrei di Rothschild. È naturale. Quindi questo, e qui si capisce tutto, e si capisce come stanno tutto, le cose. Come sta anche questa notizia, perché esce qui questa notizia. Erdogan è ormai uno stato terroristico. Adesso noi non sappiamo che gioco sta facendo questo. Ma Erdogan c'ha un sacco di problemi dentro casa. Un sacco di allora la smettesse di rompere i coglioni, però. Anche con l'Azerbaijan, con i curdi. Con i curdi, soprattutto. C'ha un sacco di problemi, vedo. Non si riesce a capire a chi chiede. Deve chiedere aiuto quest'uomo, non si capisce proprio chi sia. Il Papa Gesù tiene la Chiesa nella sua mano. Allora, noi sappiamo perfettamente che Gesù è un mito, e non entriamo nel merito, abbiamo scritto, abbiamo detto, abbiamo fatto tante interviste, ma se Gesù fosse veramente realmente esistito, non solo esistito, ma anche e soprattutto esistente adesso sotto come forma Dio. Di Dio, alla Chiesa, nella mano, la stritolerebbe così, capito? Questa Chiesa, hai cominciato dal Papa. Una banda di infami. Terra Santa, basta estremismi. Lo sai che il Vescovo di Napoli fa l'usuraio? È sempre fatto, lo sappiamo, lo fu incriminato. Ti ricordi? Che se lui diceva, ce l'avevo dato a mio fratello. Sì, la gestiva lui. Sì. Allora, donazioni al sociale, sconti più generosi nella dichiarazione. Ma la donazione al sociale, quello è il sociale, quello gestito dalla Chiesa. Certo. Allora, la Chiesa ha fatto questo accordo, sconti delle cose a patto che i soldi me li diano a me. Ricordiamoci anche che è vero che la Chiesa gestisce e prende buona parte dell'8 per mille, ma prende anche buona parte del 5 per mille, perché tutte le organizzazioni della Chiesa, che non sembrano autonome, non solo l'8 e il 5, anche donazioni, le mani esatto, morte, ma le mani morte, le mani morte per la miseria. Miliardi ora, di euro l'anno di mano morta. Non parliamo della mano morta che fanno i preti pedofili sui bambini. Non è quella la mano morta. Poi Terra Santa, Terra Santa, basta estremismi. Quali estremismi? Gli estremismi di chi? In Terra Santa ci sono i palestinesi che vogliono e debbono liberarsi dell'occupazione da parte degli ebrei. E con questo riteniamo di aver finito anche questa rassegna stampa. Qui veramente dobbiamo dire i nostri italiani hanno fatto onore indirettamente a tutti noi, non solo perché vincono nelle Paralimpiadi, ma perché dimostrano che in Italia c'è anche chi sa risalire la china dopo un grande incidente, grandi disgrazie. Questo va detto a onore loro e onore a tutta l'Italia. E con questo abbiamo chiuso. Ciao a tutti.